Amo tanto le parole, quelle inaspettate, quelle che si aspettano golosamente, si spiano, finché a un tratto cadono. Vocaboli amati, brillano come pietre preziose, saltano come pesci d'argento, sono spuma, filo, metallo, rugiada. Inseguo alcune parole, sono tanto belle che le voglio mettere tutte nella mia poesia. Le afferro al volo, quando se ne vanno ronzando le, le catturo, le pulisco, mi preparo davanti il piatto, le sento cristalline, vibranti e burne, vegetali, oleose, come frutti come alghe come alghe come come olive tutto sta nella parola tutto un'idea cambia perché una parola è stata cambiata di posto è così questo naturalmente lo dice Pablo Neruda nella sua bellissima poesia sulla parola ma io penso come lui cioè penso che eh, non so, volevo fare la dama di compagnia e mi sono sempre considerata una sacer sacerdotessa, piccola sacerdotessa della parola, perché questa idea di inseguirle, di, eh, così io l'ho avuta sempre. Infatti diciamo che appunto ho fatto l'attrice perché un po' volevo fare la dama di compagnia perché volevo raccontare delle storie volevo parlare insomma essere un trasmettitore consolare e dato che non so fare le punture non potevo fare l'infermiera per consolare per esempio le persone negli ospedali le persone nelle... che hanno solitudine tristezza che sono sole che soprattutto che sono malate allora eh, io pensavo faccio la dama di compagnia. Poi è eh, un ruolo che non c'è più, una figura che non c'era. Questo lo pensavo da piccola, poi naturalmente eh, invece sono diventata un'attrice. No, naturalmente mica da attraverso vari, mh, varie difficoltà, sono diventata un'attrice. Dico difficoltà nel senso che i miei inizi sono stati molto faticosi in quanto ero mh, una diversa, ecco, avevo. Mh, Avevo qualcosa di quasi forse in anticipo sui tempi. Eh, andavano quelle faccine forse più tonde, più regolari. Andavano tutte le, come dire, le, le figure che eh, facevano da eh, appendice al primo attore. Invece io mi consideravo una duellante. Dunque sono arrivata in anticipo e sono stata bocciata. All'Accademia d'Arte Drammatica sono stata bocciata ai provini teatrali, bocciata ai provini televisivi, bocciata ai provini radiofonici. Sono stata l'Oscar della bocciatura, se ci fosse stato un Oscar. Sono stati proprio i diversi inteso in senso De Chirico, il grande pittore che mi venne a vedere. Io facevo un maschio, eravamo negli anni 70 e c'era molto. si, si dissacravano i testi. Facevo un maschio e avevo tutti i capelli dentro, una specie di berettone, e dato che ero così angolosa, magra, eccetera, facevo bene questo ragazzo. De Chirico venne e mi disse: Bravo, io avevo ancora il berettone in testa, sei stato molto bravo. E io gli dissi: Ma maestro, io sono una femmina. Lui mi disse: Bravo, lo stesso. Cioè, De Chirico mi. mi così mi quasi mi ordinò di accettare la mia diversità e ugualmente fece Pierpaolo Pasolini quando mi scelse per fare la ancella della Callas nel film Edea. Mi disse "tu mi piaci perché la tua faccia non sembra la faccia di un'attrice". Naturalmente a me venne un accidente perché dico "allora l'attrice non la farò mai". Invece anche lui diceva questo per farmi accettare la mia diversità. Eh, per dire, Edoardo De Filippo, che disse a suo figlio: Ilse è un verbo nuovo. E anche questo mi aiutò, insomma, essere il verbo nuovo, cioè essere qualcuna che non c'è stata prima. Però è stato faticoso. Allora io parlavo da sola in casa, non ho fatto nessuna scuola, stavo a guardare un istituto di sordomuti che era davanti a casa mia, dove diciamo, il sordomuti, no, come si sa, Gesticolavano molto no? e facevano tutti questi loro segni che noi vediamo a volte anche in televisione, fare così, e, e a, mh, li andavo poi a vedere alla domenica perché le suore erano molto brave, con, li facevano recitare alla domenica pomeriggio e avevano queste voci: però intanto facevano dei progressi, insomma, erano e io sono andata lì a vedere la nascita della parola nell'istituto di Sardomonti, cioè perché lì veramente la parola era conquistata, veniva da un antro che sembrava l'Etna, sembrava un vulcano, però faticava a arrivare ma arrivava. Dunque io ho, ho, ho sempre avuto questo senso di, di, diciamo di, di pietà e in qualche modo di consolazione molto presente. In me, sia quando recito che quando. Ed è per questo che dico, volevo fare l'infermiera, ma così ho fatto l'infermiera dell'anima, dell'anima, della ho consolato con le parole. E poi sono stata aiutata da mio padre che amava il, la conversazione. E così quando eravamo a tavola, diceva. E oggi ascoltiamo la Piera che cambia voce, perché io magari recitavo due o tre parole, poi non so, una piccola poesia, Dante o cosa, e mio padre diceva che cambiavo voce, no? e giustamente come doveva essere per un'attrice o una ragazza che voleva fare l'attrice. E poi anche mh, voleva magari sapere che cosa avevamo fatto durante il giorno, insomma, e la tavola era sempre così, piena di conversazione. Io credo che questo mi abbia e ci abbia aiutato, anche ai miei fratelli. A um, il dialogo voglio dire, che oggi non c'è quasi più, ci abbia molto aiutato a, a proporzionare i dispiaceri, a renderli meno gravi, parlarne con leggerezza, parlarne con eh, diciamo senza drammatizzarli dentro, senza rimanere da solo, da soli con i nostri pensieri. E allora oggi questo io auspicherei, perché è un'epoca narcisa questa, un'epoca in cui tutti parlano, diciamo volendo anche un po', non dico sentenziare, una volta forse questo c'era, fare un po' i, i saputi, i sacenti, eh. no, oggi c'è il bisogno di parlare per narcisismo, per farsi sentire, per essere attori, no? Infatti vediamo molti tutologi, no? come si dice, molti opinionologi, non so come si potrebbe dire terminologicamente, che fanno gli attori, che hanno preso il posto degli attori, recitano molto più degli altri, perché è un'epoca in cui tutto è molto attorale, dunque diciamo che siccome l'attore parla per essere ascoltato, ma lì si paga il biglietto, è giusto che... Invece noi vediamo continuamente persone che eh, parlano per narcisismo e non ti ascoltano poi quando tocca a te rispondere, per esempio. Perché magari pensano quello che devono dire dopo, cioè non c'è scambio in questo modo, non c'è dialogo, ecco. E questo in una società che è già così diaframmata, piena di naturalmente video, televisori, computer, crea altri diaframmi, non le rompe, in modo che non so se andrà avanti così, ci troveremo in molti soli davanti a uno schermo o a degli schermi. O a... Invece è bene stare con, con, in conversazione. Ecco. Dunque io dicevo auspico il dialogo, il ritorno del, del dialogo, anche si può parlare di d'amore naturalmente, questo lo faceva anche Dante diceva e qui vi ragionar sempre d'amore, diceva Guido Cavalcanti eh, parlando di una loro gita in barca, qui vi ragionar sempre d'amore, si può ragionare d'amore, si può anche… A ragionare d'amore quando va male, si può anche ragionare di lavoro, conversare, delle, dire le proprie aspirazioni, anche le proprie rabbie, invece di farle esplodere o tenerle dentro, confidarle nel dialogo le rabbie, le, le competizioni che ognuno ha, no? perché l'invidia è molto importante. A volte penso che. Avrei voluto fare Riccardo III, una naturalmente, delle tante figure grandi di Shakespeare, ma una delle più importanti dal punto di vista dell'esposizione di quello di cui noi siamo abitati, cioè l'ira, la, l'assassinio, la, la rabbia. La, quando poi vediamo appunto degli assassini, intanto io ho scritto grazie a Dacia Maraini, un libro che si chiama Piera e gli assassini, per esempio. In verità eh, io ero molto colpita. Questo è il libro è il secondo dopo Storia di Piera. Eh, secondo non è che Rambo e la vendetta, insomma, secondo Storia di Piera che vi, viene dopo Storia di Piera, cioè parla di questa uh, ragazza Piera e di sua madre eccetera, eccetera parla di questa ragazza divenuta cioè, cresciuta, è divenuta grande, eccetera, eccetera, è divenuta attrice, gli incontri che ha fatto così. E siccome storia di Piera era andato molto, era, è andata molto bene, nel senso che è una cosa incredibile per il nostro paese, dove si potrebbe anche leggere di più, è da 24 anni nelle librerie, storia di Piera. Allora, storia, Piera, gli assassini è venuto dopo. Ora, che cosa mi ha colpito degli assassini? Intanto che cosa mi colpisce degli assassini. Intanto che è difficile capire perché una persona, da persona normale, diventa un assassino. Ricordo le foto, per esempio, che l'Europeo ha ripubblicato di, della contessa Pia Bellentani che è a tavola a Villa d'Este e, e viene fotografata un attimo prima di uccidere Carlo Sacchi. E io guardavo questa foto anche da piccola perché dicevo guarda questo manca pochissimo perché questo occhio insomma e questa persona diventi diversa, cioè da una persona normale a un'assassina. Questo mi ha sempre colpito perché dico noi abbiamo dentro di noi, anche se non ci crediamo, delle bellentane o per dire un mostro di Firenze o quello di Via Poma o adesso queste tragedie a cui assistiamo sempre e fanno di persone normali, uomini normali, mamme normali, così, delle assassine, degli assassini. Ecco, questo mi ha colpito e ne ho parlato con Dacia Maraini che come me ama il dialogo per cui diciamo che i due libri, sia Storia di Piera che Piera gli assassini, sono libri su me e Dacia Maraini che appunto dialoghiamo, che parliamo. E, Penso che siano piaciuti tanto, po posso dirlo perché appunto uno ha 24 anni di età e l'altro è già in, insomma, in edizione economica dunque sta andando bene. Penso che piaccia perché c'è bisogno del dialogo, delle conversazioni che facciamo io e Dacia, poi conversazioni, insomma, di parlare anche con profondità, per cui tante persone di, di generazioni diverse, di cose, ci scrivono, ci. Eh, ci parlano in base proprio al, al libro, ecco. Dunque vuol dire che questo bisogno del dialogo c'è, eh, questo racconto, questo è. E soprattutto c'è la necessità di dire quanta ombra, quanto nero c'è in noi. Non è che siamo delle mammole, siamo anche cattivi, oppure siamo anche mh, rabbiosi, non so, invidiosi, so, non so, un po'. Presuntuosi forse. Ecco, siamo tutte queste cose eh, che Dante portò su così bene dall'inferno. Siamo questo e di questo è bene parlare per mandarle fuori. fuori. Dunque, la parola ha questa funzione così, così importante per me. Diciamo che io ho avuto la possibilità di avere una famiglia che aveva anche una sua. Eh, Fascino per me. Io sono rimasta non mi sono mai sposata e sono rimasta molto e non ho avuto mai figli. Ho fatto solo la mamma, sempre la mamma per finta, diciamo. Sono stata madre coraggio, sono stata madre nell'appassionata eh, nella di Mingozzi nel film Il Decimo Clandestino di eh, Lina Vermuller nel film ho avuto a volte dieci bambini, a volte otto, a volte tre. Sono stata sempre mamma. Nella vita, sì, nella, nella finzione, ma nella vita no. E una volta solo ho fatto la zia, adesso ultimamente nell'ora di religione di bell'occhio. Ecco, ma diciamo una zia fortunata, perché così ho avuto un consenso, eccetera. Ma diciamo, io di solito faccio la mamma e mi piace molto anche fare qualcosa che non sono stata. E così come mi è piaciuto costruirmi a casa, una. diciamo io mi appoggiavo fuori dalla finestra e fingevo che sotto nel, in un giardino che era recintato ci fossero delle persone stavo lì dicevo ecco qui, là eh, parlavo con queste che non c'erano finché poi i dirimpetai dissero ma, ma la bambina con... <ride> dissero a mia madre ma con chi parla Piera che è venuto a abitare qualcuno giù nel giardino perché loro i dirimpetai non lo vedevano perché era recintato il giardino e no, mia madre ha detto, non c'è nessuno. Allora poi una volta mi è, è venuta dietro e, vabbè, ma poi naturalmente ha fatto una risata, anche perché sono stata incoraggiata eh, da mio padre e, diciamo, anche dalla, dalla da mia madre. Da, insomma, sono stata incoraggiata a fare questo lavoro, che è stato, e che è un lavoro, torno a dire, per me, eh, di, di consolazione. Cioè, io faccio questo per consolare, eh, del resto eh, penso che ce ne sia bisogno, voglio dire. Certo, se ero un'infermiera eh, sarei stata di altrettanto aiuto, anzi forse in questi tempi atroci di guerre noi siamo privilegiati che l'orrore lo vediamo soltanto, dato che hanno ben pensato eh, di filmarcelo, l'orrore lo vediamo soltanto filmato. Noi non ce l'abbiamo, però voglio dire, eh, in un tempo così di necessità, forse era più importante in un certo senso se ero infermiera, però è inutile dire che infermiera non sono stata e appunto sono stata un'infermiera della parola. Beh, io ho frequentato anche la parola scritta, oltre che detta, che quella la frequento sempre perché naturalmente essendo attrice... Eh, sono le parole il mio strumento di lavoro e, e, e quelle che mi aiutano poi a costruire il personaggio. E, mh, sono stata anche capace, attraverso Marco Ferreri, che mi fece fare insieme ad Acia Maraini la, mh, la sceneggiatura di eh, Storia di Piera, e, di Il futuro è donna. E, mh, e di questo devo essere grata a Marco Ferreri, oltre che vabbè, insomma, del bellissimo film Storia di Piera, che lui eh, poi eh, così, eh, mise eh, insomma, con, eh, insieme con questo, eh, con Marcello Mastroianni che faceva mio padre, eh, proprio ieri sera c'è stato eh, il premio che hanno dato e eh, ne hanno dato uno anche a me per il... Per il Ricordo di Marcello Mastroianni, una trasmissione, una serata che si è intitolata Caro Marcello. Marcello Mastroianni era mio padre, Anna Sciugulla era la mia mamma, Isabella Hubert era me e Bettina Grum era me da piccola. E, si trattava di conseguenza per me di mettere le parole, cioè i pensieri, anche insieme ad Aciamaraini, anzi, naturalmente lei prima di me. E in bocca appunto a Marcello Mastroianni mio padre, ad Anna Scigula la mamma e via via andai a parlare anche con Isabelle Huper perché me lo chiese Marco Ferreri e che da francese recitava in un altro modo non dico recitava faceva le scene che dovevo recitare in teatro ecco in un modo e così io ho visto poi il risultato enorme eh, di un bellissimo film che ha visto il premio dato ad Anna Scigulla a Cannes per la parte di mia madre che prese il palmaressa a Cannes Anna Scigulla anzi mandò anche a mia madre delle cartoline con l'arco di trionfo Cara Antonia, mia madre si chiamava Antonia avevo trionfato perché aveva imparato poi l'italiano da Ferreri che parlava anche un po' romanesco Avevo trionfato, vabbè a parte questa è stata la prima sceneggiatura che ho fatto cioè il primo lavoro con le parole con questi grandi attori insomma no che erano appunto mastroianni che poi mi chiedeva com'era il papà eccetera e poi via via diventava nella sua voce nel suo modo e poi in il futuro è donna che mh... Addirittura eh, con Ornella Muti, eh, sempre Anna scigulla, eccetera. E addirittura loro giocavano ad essere incinta, era una scena che ci eravamo inventate così. E la, la cosa piacque tanto questa invenzione che poi la Loredana Bertea a Sanremo, come qualcuno ricorderà, arrivò con un cuscino sotto la pancia. Um, ecco per fare questa, dunque mi è, mi è piaciuto anche questo gioco sempre della parola, di anche scriverla, anche se poi la scriveva Dacia Marini. ma voglio dire sono stata insomma aiutata e beh, poi naturalmente ho avuto la fortuna di fare sempre cinema con autori, dunque con uh, Lina Vermuller che, con cui ho fatto tre film e che oltre a essere un'amica è questa autrice, no? poi eh, Nanni Moretti con cui fece Sogni d'Oro, che è soprattutto un cinema d'autore, e via via, insomma, eh, Marco Bellocchio, Gianfranco Migozzi, Cinzia Tordini, insomma, sia in Fascelli, Fiorelli, in Fascelli, sempre avuto a che fare con autrici o con autori, dunque questo mi ha aiutato perché hanno, mh, forse hanno sentito anche la persona, cioè, non solo l'attrice, ecco, la persona che c'era dietro, che c'è dietro, insomma, ecco, che in questo caso io, per cui eh, non dico che mi siano stati ritagliati addosso i personaggi, questo no, però diciamo che mh, ho avuto la fortuna con questi autori, amici e autrici, di fare sempre un cinema che mi era abbastanza adatto, ecco, forse... Eh, poi avrebbe Achille Campanile, il grande umorista, ehm, fatto venire fuori da me una parte comica, eh, ironica, diciamo, che prima non avevo fatto in tutta la vita, non avevo eh, scoperto. Insomma. Anzi, Dacia, Dacia Marini dice sempre che io dovrei essere di più, che, fare, che faccio ridere, che dovrei fare di più la parte... Eh. Per cui con Campanile anche adesso a Parigi ho fatto sia. ho interpretato Un'Indimenticabile Serata per la regia di Antonio Calenda, che è stato diciamo in teatro il mio scopritore, se vogliamo, perché allora andavo nei teatri che erano anche dei garage, delle cantine negli anni 70-75 e io andai proprio al Teatro dei 101 che dirigeva Calenda. E Calenda in mezzo a tutte queste persone che, come ho detto, mi avevano bocciato, invece eh, mi prese. E io ho poi ho fatto con lui tanti spettacoli da Madre Coraggio, da, da Clitennestra. Da... Però ecco, diciamo che Calenda mi ha anche fatto scoprire la mia vena comico-ironica. Ecco. Ed ecco Achille Campanile, ed ecco che poi naturalmente alcune parti sono venute eh, anche in cinema di questa. Eh, comicità, cioè appunto la mamma di Nanni Moretti in Sogni d'Oro, la che fa i pugni con lui sotto il televisore e si picchia, la zia in Aurelio Grimaldi, eh sì la zia, la mamma in Aurelio Grimaldi, la zia dell'Ora di religione in Marco Bellocchio. E diciamo, hanno tirato fuori questa, questa, questa parte, questa parte più, più comica. Ultimamente invece a Venezia ho fatto un mediometraggio, un cortometraggio così di Puccioni, dove invece sono una fotografa che uccide. Il suo si innamora del suo modello e no, lo uccide, poi per finta ecco insomma, non lo ucciderà alla fine. Però diciamo che è tornata un personaggio un po' drammatico. Io sono contenta quando posso vivere di tutte e due le parti. E anche adesso che diciamo, eh, faccio meno tournée, mi fa piacere essere così. Essere davanti a un piccolo schermo, davanti a uno schermo grande e ho voluto tentare anche che come si chiama il contropiede che io faccio, almeno così dicono, la fiction che si chiamava Diritto di difesa, dove sono stata insieme a Remo Gironi, eh, Remo Gironi Martina Colombari e, e, ed altri. Sono stata l'avvocatessa Malatesta, e, e anche lì sono stata abbastanza insomma. Ho fatto ridere. Dunque, naturalmente, la gente diceva la mera, in, per esempio, su a Milano, la mera antipatica, la mera diventa simpatica. Insomma, adesso non è che so parlare in milanese, però diciamo che io ho avuto la possibilità di, 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 di far vedere anche questa parte più ironica. Ed ecco che in questo momento le parole che, che, che mi vengono naturalmente non, non, non sono non sono né comiche né ironiche, anzi le parole che mi vengono sono forse diciamo delle poesie, perché ho avuto anche la possibilità di, così, di, di, di farmi compagnia eh, leggendo la poesia. La poesia è molto importante perché oltre ad allungare la vita, la vita bisogna anche che sia larga e la poesia allarga la giornata. Bisognerebbe insomma, dire che, secondo me, una poesia al giorno toglie il medico di torno, per esempio. Insomma, è importante. E mh, intanto vorrei mh, così, ricordare con uh, una grande poetessa o poeta, non so come, come ama essere chiamata, Alda Merini. Ma vorrei ricordare la poesia con, uh, con le sue parole. Dice Alda Merini in questa sua religiosità parlando di Maria: Maria non invecchiò mai, rimase col tempo della croce, nei suoi lunghi capelli che le coprivano il volto. E sono parole che scolpite direi, che più che scriverle Alda Merini le, le, le scolpisce le sue parole. Questa naturalmente è una delle tante che consiglio appunto per tenere compagnia, perché la poesia ci tenga compagnia. Diciamo che per me la conversazione ecco, dovrebbe eh, così, essere, costituire anche un un divertimento, e un diversivo che naturalmente prenderebbe qualcosa da, da ogni persona, no? Per esempio, non so, di Lina Vermuller potrei dire che mi piacerebbe avere, mi piace avere nella sua conversazione la, la sua parte che è sempre in guerra, la sua parte di grande, grande vitalità e di energia, ecco. Um, non so, di, ferire, di avere preso il sarcasmo, la sua capacità di essere così caustico, così sarcastico, così. profondo anche nella persona rara. Di mio fratello prenderei la lucidità, la lucidità nella la sintesi, la lucidità, una cosa che lo faceva. Che, per esempio, cioè aveva anche Nanni da Moretti, e poi ogni amica, ogni amica, che ho, o amico, da Mingozzi, da, 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 da tanti altri eh, da amiche e amici, amiche molte mie, prenderei per esempio quella che parla sempre di un amore, eh, oppure quell'altra che ha un senso così: eh, ridanciano, ri, molto. molto che mi fa ridere, no? per un modo, eh? un'altra che mi fa tenerezza, un'altra che. Eh... Insomma, voglio dire, ho tante amiche, questo è una fortuna, tanti amici, e direi che ognuno di loro costituisce un colore eh, che è necessario alla conversazione, e così penserei un domani a certe riunioni dove si parla con tutti questi amici e eh, con tutte queste amiche, ecco. Io però mi auguro che in futuro appunto, la, la gente si riunisca sempre di più, stia sempre di più insieme e insieme appunto eh, conversi, e si apra, si, si confidi e, e stia anche insieme nei posti dove si sta insieme. Per esempio naturalmente uno di questi posti è il teatro. Un altro è il cinema, un altro sono i concerti. Insomma, uscire dalle case, visto che è previsto un futuro dove tutti sono abbastanza dentro le case, guardando appunto, dei diaframmati dai, dai video, dai cose, invece uscire. E, io mi auguro che questo accada perché ognuno di noi può vedere come, quando esce per la strada e magari è triste o ha delle grane o ha delle dei problemi, quando esce per la strada e guarda la gente, proporziona subito i suoi problemi all'altra gente sta male. L'importante secondo me è stare insieme, andare nei luoghi dove si sta insieme e se questi luoghi non ci sono o sono lontani, eh, i teatri o il cinema o il freddo, eccetera, stare insieme nelle case, riunirsi insomma e parlare.